Bene, riprendiamo i lavori, buongiorno a tutti, eh, complice la domenica pomeriggio, il, abbiamo un pubblico ridotto quantitativamente ma certamente selezionato qualitativamente. E abbiamo in questa giornata, questo giorno e mezzo abbiamo affrontato e dibattuto una serie di temi legati all'intelligenza artificiale, abbiamo parlato di arte, abbiamo parlato di etica, prima di tutto abbiamo parlato di finanza, abbiamo parlato di sanità e arriviamo oggi, in quest'ultima tornata di incontri, eh, arriviamo a parlare del mondo del lavoro, ma non solo del mondo del lavoro, del mondo delle aziende, perché l'intelligenza artificiale ovviamente ha un grosso impatto sul mondo aziendale e ha un grosso impatto da molti punti di vista. È un tema molto ampio, come potete immaginare, che sicuramente non esauriremo in questa chiacchierata, ma proveremo a mettere alcuni, alcuni punti, alcuni stimoli da un certo punto di vista e magari qualche, qualche punto fermo o qualche paletto. Eh, abbiamo due ospiti per parlare del tema lavoro e del tema azienda, il dottor Giuseppe Milan che è Direttore di un'industria Veneto Centrale, se questa è la denominazione Assi Industria Veneto. Veneto Centrale, perché c'è un'evoluzione un un in corso molto importante anche dal punto di vista associativo. E d'altra parte l'ingegnere Alessandro Pessi, che è Chief Innovation Officer di Nice Group. Nice è un'azienda che probabilmente conoscete, ma è un'azienda leader nel settore della domotica. E quindi è un'azienda che eh, certamente lavorando nel mondo dell'elettronica eh, utilizza o è molto vicina ai temi dell'intelligenza artificiale. Eh, era previsto un terzo relatore, eh, Luca De Zorlo, che per una serie di, di sguidi tecnici purtroppo non, non può essere qui con noi e quindi eh, a questo punto iniziamo, iniziamo la nostra chiacchierata. Eh, lasciando poi dello spazio al pubblico, se ci saranno eh, domande o richieste di chiarimento, i, i relatori, i nostri i relatori, i nostri ospiti saranno qui a disposizione. Allora, la prima domanda che io vorrei fare a tutti e due è una domanda, se vogliamo, anche banale e, e, e molto generale. Però credo che valga la pena per inquadrare un po, un po il tema. Qual è l'impatto? Qual è stato, qual è e quale prevedibilmente sarà l'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo aziendale, dal punto di vista, vista dell'organizzazione aziendale, che non riguarda solo il manufacturing, ma riguarda un po' tutti i settori dell'azienda, quindi il marketing piuttosto che l'amministrazione, la logistica e quant'altro. Ecco, qual è la vostra la vostra visione sull'effetto o sull'impatto dell'intelligenza artificiale diciamo allo stato dell'arte dottor Milan bene buongiorno buona, e buona... buona domenica intanto a tutti volevo fare anche i complimenti eh, voglio dire ai presenti perché quanti hanno, eh, hanno ritenuto di, di investire una domenica pomeriggio da, da dedicare a un tema così no, no, non proprio eh, facile come come questo, evidentemente, meritano i, eh, i complimenti. Allora, guardate, partirei da, una, da, un, da un aneddoto, da un ricordo eh, che ho di qualche anno fa. Eh, sono, ho avuto l'occasione di eh, visitare il Muse a Trento. Penso che l'abbiano visto in, in molti. Chi non l'avesse visto, evidentemente, merita un viaggio anche solo per vedere l'Involucro, eh, ovviamente, eh sì. il progetto di Renzo Piano. È molto bello oltre che tutti i contenuti che ci sono eh, all'interno. Del tanto che c'è da, da, da vedere e curiosare c'è una cosa che eh, forse appunto eh, anche voi avete visto che mi aveva colpito abbastanza ed è un, un filmato che eh, racconta diciamo, e lo rende in una efficacia comunicativa molto, eh, molto forte il, eh, la quantità diciamo, di rivoluzioni Chiamiamole industriali, tra virgolette, tecnologiche meglio, rivoluzioni tecnologiche che hanno caratterizzato la storia eh, dell'umanità, ma dico, partendo dalla scoperta del fuoco, al ferro, alla ruota, per arrivare più recentemente al motore a scoppio, piuttosto che all'elettricità e quant'altro. E l'efficacia di questo racconto è nel rappresentare eh, quanto. Velocemente rispetto a, 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 a diciamo, questi, questi salti tecnologici che hanno cambiato poi il modo di essere, di lavorare, di vivere dell'umanità, quanto più veloci siano questi salti che si sono determinati negli ultimi eh, cento anni, e quanto sempre più veloci, eh, più veloci siano, quanto sempre più veloce sia anche il tempo di sostituzione dell'ultima eh, trasformazione eh, tecnologica. Questa rappresentazione, si vede la lentezza del filmato all'inizio, poi sempre alla maggiore velocità, tanto che si perde un po' il senso proprio del, de, delle immagini che, eh, che seguono. Ecco, è chiaro che oggi eh, big data, intelligenza artificiale, mh, rivoluzione digitale, come si sta parlando, sono l'ultima, forse nemmeno l'ultima, di queste trasformazioni che stanno cambiando complessivamente la fisionomia eh, delle imprese, la fisionomia del, eh, del lavoro. Allora quali sono diciamo, gli impatti che quest'ultima eh, eh, rivoluzione genera sta generando nel nostro, nel nostro mondo? Direi che tra i tanti mi vorrei un momentino soffermare su, eh, su tre. Di cui uno è direi piuttosto vecchio e per certi versi eh, irrisolvibile, penso eh, che ce lo troveremo anche nei prossimi anni. Gli altri due invece sono un po' più tipicamente propri di questo eh, diciamo, salto tecnologico. Allora il primo è il, il permanente mismatch, come si dice, tra eh, domanda e offerta di, eh, di lavoro, non tanto e non solo dal punto di vista eh, quantitativo, ma direi soprattutto dal punto di vista qualitativo, cioè c'è una non corrispondenza, un disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Dico, un problema vecchio perché? Perché io ho cominciato a occuparmi di lavoro 30-35 anni fa e mi ricordo che il tema era quello del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. E dieci anni fa era lo stesso, oggi è così e immagino che sarà ancora così. Cioè l'inadeguatezza voglio dire del capitale umano nostro che si propone sul mercato del lavoro a governare quei, quegli elementi di novità che emergono dal mercato. E Guardate, lo dico subito, io non sono iscritto al partito di coloro che eh, criticano il nostro sistema formativo. Cioè, abbiamo idea tutti quanti di quali sono i limiti del nostro sistema formativo: limiti infrastrutturali, limiti di strumentazione didattica, limiti, se vogliamo, non me ne voglia il professor Franchini, anche magari di, di struttura eh, eh, docente. Ma al netto di questi limiti, io credo che non si possa dire che la nostra scuola non è all'altezza delle sfide e lo dico eh, perché in qualche maniera, se volete, abbiamo sono gli altri che ce lo dicono. Come al solito, gli altri hanno un'opinione di noi che è migliore di quella che noi ci attribuiamo. Eh, vuol dire, la, la verifica di questo è data dal fatto che i nostri giovani che si presentano sul mercato mondiale ovunque vadano, ovunque vadano sono, lo dico tra virgolette per non essere frainteso sono merce preziosa per qualunque realtà assolutamente, assolutamente. diciamo multinazionali o no e quindi io credo che il problema non sia ancorché ci sia molto da fare, da lavorare, da migliorare nella nostra scuola ma il problema non sia, non sia quello il problema... È legato al fatto che eh, diciamo, un ragazzo che fa una scelta di, di, di scolastica in vista anche di una poi, eh, futura scelta professionale la fa eh, a una certa data, tendenzialmente eh, fatte le medie, ed è chiaro che è pronto per andare sul lavoro se va bene una decina d'anni dopo, ragionevolmente, con quella velocità di cui parlavo prima, delle trasformazioni che sono ben rappresentate al Museo, è chiaro che è quasi impossibile. Quasi impossibile pensare che vi sia adeguatezza e corrispondenza tra domanda e offerta. E questo evidentemente implica un'altra cosa: implica il fatto che il sistema economico, il mondo delle imprese, ha un ruolo fondamentale nel raccogliere il valore, evidentemente, che viene dai nostri giovani in uscita dalla scuola e implementarlo, adeguarlo, accompagnarlo a quelli che sono i processi di trasformazione più veloci sicuramente dei tempi della, della scuola. Così come è altrettanto chiaro che, il, eh, eh, che, che, che probabilmente eh, sarà necessario quello che non è un modo di dire il long life learning, cioè bisognerà evidentemente immaginare che tutti quanti noi che lavoriamo, voglio dire anche quelli più diciamo, maturi come me, dovranno affrontare fasi di, di revamping se parlassimo certo. di un impianto industriale parleremo di revamping ma di revamping formativo no. e questo è il primo problema un problema vecchio dicevo e probabilmente irrisolvibile nel tempo che bisogna affrontare in un certo uh, modo con formazione continua il secondo problema è un problema nuovo invece a mio avviso cioè in passato quelle rivoluzioni di cui eh, eh, abbiamo parlato prima hanno prevalentemente, anche se non esclusivamente, hanno sostituito la fatica fisica dell'uomo con una, eh, diciamo, eh, una strumentazione eh, meccanica, elettrica, elettronica, quello che è. E questa trasformazione che stiamo vivendo oggi, quella dell'intelligenza artificiale, quella dei big data, tende a rappresentare un elemento di novità, cioè tende a porsi come sostitutiva non, non tanto di quella che viene, a, viene definita la mano d'opera ma quello che viene oggi definita con un brutto neologismo ma eh, che la mente d'opera, cioè si stanno determinando processi di sostituzione di questa rivoluzione te ehm, tecnologica anche di professioni delle tradizionali, per esempio professioni liberali. Oggi voi sapete che insomma, si fanno eh, esercizi già ormai in, in fase avanzata in cui si è provato, faccio solo due o tre esempi per, per spiegarmi, a imputare in uno di questi strumenti di big data e, e strumenti di intelligenza artificiale eh, dei dati relativi ad un processo, ad un dibattimento, prove, fatti, elementi eh, precedenti giurisprudenziali, tutta una serie di elementi. E quello che succede è che ne esce una sentenza statisticamente in tempi velocissimi e con tassi di eh, errore che sono molto più bassi di quelli che si registrano nella, in un ordinario processo eh, giudiziario piuttosto che nella medicina eh, la fotografia di un qualsiasi diciamo, fatto fisico che possa essere evidente, che possa essere registrabile, immessa in questi eh, strumenti consente di restituire diagnosi con tassi di precisione molto più veloci anche qui e con tassi di precisione eh, molto più elevati di quanto non accada al più brillante professionista del, del settore. Ultimo esempio, solo per, per non allungare troppo il, eh, il brodo, il tema per esempio delle, delle lingue. Oggi eh, eh, la lingua rimane ancora, tutto sommato, una delle ultime barriere commerciali. In un processo di globalizzazione, certo l'inglese piuttosto che le altre lingue sono, però la differenza linguistica rimane ancora una delle ultime barriere. Alla capacità di comunicare. Ormai, voglio dire, sono abbastanza disponibili e perfezionati i software che consentono di dialogare, in ciascuno nella propria lingua, conversare senza problemi. Allora è chiaro che questo tipo di trasformazioni cominciano a mettere in discussione anche forme di, eh, di lavoro dire, che in passato, voglio dire, non erano mai state toccate. Da, da quelle trasformazioni tecnologiche che erano andate prevalentemente a sostituire lavoro, eh, lavoro manuale. E questo è un secondo problema che pone un punto di domanda nel capire come gestire e come affrontare questi, eh, questi processi. Il terzo e ultimo, ma, ma non, non, non l'ultimo, penso, eh, problema è un problema a mio avviso di tipo eh, eh, regolatorio. Eh, cosa intendo dire? Eh, intendo dire che diciamo, oggi le, 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 le regole, le norme che disciplinano il lavoro sono figlie di un codice civile che è degli anni 40, sono figlie di uno statuto dei lavoratori che è del 70, sono figlie di, diciamo, di eh, situazioni, di contesti economici e culturali che erano completamente diversi. Guardate, io ehm, non la voglio mettere sul tecnico, ma... Eh, io ricordo che quando sono eh, entrato da, da, quasi da apprendista a occuparmi di lavoro, la prima cosa che, eh, che mi hanno eh, insegnato è la distinzione tra eh, obbligazione di mezzi e obbligazioni di risultato. Dove queste due categorie, grosse categorie del diritto, è un diritto che esprime una, una, un presupposto culturale evidentemente di tipo regolatore. L'obbligazione di mezzi è quella tipicamente del lavoro subordinato. Uno mette a disposizione i propri mezzi, il proprio tempo, e per quello viene pagato in base al tempo in cui mette a disposizione i propri. I propri mezzi, nel senso che il risultato è roba da altri, è l'imprenditore che ha il rischio di impresa e mette insieme i fattori e si prende vantaggi e svantaggi e rischi dell'impresa. L'obbligazione di risultato è tipicamente quella del lavoro autonomo, quella del, del lavoro imprenditoriale che appunto si assume il rischio e il vantaggio del, mettere, ehm, eh, del realizzare un risultato di impresa. Ecco, queste due eh, categorie tradizionali che sono figlie anche di un, di un contesto culturale, come dicevo prima, non sono solo le regole del diritto, perché le regole del diritto sono figlie di un contesto culturale. Ecco, io credo che con questo tipo di, eh, di rivoluzione che sta venendo avanti siano destinate e debbano necessariamente essere chiamate a, a cambiare, perché sempre di più, per esempio l'abbiamo vissuto in questa vicenda della, della, eh, della pandemia, eh, lo smart working ma non è solo un problema di smart working, cioè di luogo fisico, perché un altro degli accadimenti che, che sono intervenuti è che i concetti di tempo e di luogo applicati al lavoro, cioè il tempo, l'orario di lavoro e il luogo, la fabbrica, l'ufficio, diciamo, sono stati completamente stravolti, sono destinati a essere sempre più eh, stravolti. Allora non è più solo un problema di smart working, è un problema complessivo nel quale sempre di più ci dovrà essere un quadro regolatorio che mixa che combina sempre di più queste due forme di obbligazione, mezzi e risultati e dove probabilmente non basterà più anche al lavoro mettere a disposizione solo i mezzi e incardinare completamente in capo all'imprenditore i rischi, sarà sempre di più una logica di reciproco scambio di rischi e anche naturalmente di profitti, di ricavi che dovrà diciamo, portare ad una diversa interpretazione proprio del, del lavoro legata a questo tipo di trasformazioni. Concludo ricordando che eh, Enzo Rullani diceva che sempre di più, e questo è capitato negli ultimi anni da, dal caso di Lehman Brothers, poi tutte le, le, le vicende che sono succedute, l, l, appunto la pandemia, piuttosto che ora la guerra, crisi internazionali, tipo finanziario, eccetera, eh, sempre di più il mondo è soggetto a, a, a grandi eh, sbalzi, a, a profonde crisi e a veloci ripartenze. Nessuna organizzazione, neanche quelle statuali, sono in grado di reggere da sole questi rischi. Cioè non c'è nessuno che è in grado, quindi sempre di più, in una logica diciamo anche economica e sociale complessiva, andranno considerati delle forme di eh, spalmatura, di diffusione, di condivisione del rischio, ma ovviamente insieme alla condivisione dei rischi anche le condivisioni dei risultati. Io credo, per eh, eh, concludere, che eh, diciamo, queste trasformazioni trovino le nostre imprese abbastanza pronte, poi magari lo dirò perché ritengo di poter dire che siano abbastanza pronte, ma credo che abbiano bisogno eh, di essere affrontate con quella eh, attenzione. E anche con quella pazienza, in qualche modo, che è richiesta da queste trasformazioni, perché oggi siamo pieni, la parola più usata è transizione transizione energetica, transizione siamo ecologica, in transizione, transizione siamo digitale, in transizione. ormai è una transizione eh, perenne, però io credo che servirà una transizione culturale, che vuol dire proprio di categorie culturali e sociali, che dovranno adattarsi a questi nuovi contesti, dati anche da da, dall'irrompere di queste nuove tecnologie. Sì, eh, ehm, lei ha sollevato una serie di punti, alcuni di questi magari li riprendiamo perché sono particolarmente interessanti. Eh, lei tra l'altro ha analizzato quella che è la trasformazione della, del lavoro, de, dell'attività aziendale eh, che va anche al di là dell'effetto o dell'impatto dell'intelligenza artificiale ma come effetto di una più generale evoluzione e di una appunto di una transizione che sta assumendo tempi sempre più rapidi e che quindi a prescindere dall'innovazione tecnologica comunque richiede nuove, nuove professionalità e quant'altro. Sull'aspetto del disallineamento fra domanda e offerta ricordo eh, la mia esperienza personale, io negli ultimi 15 anni prima di smettere la mia attività professionale mi occupavo di ricerca e selezione del personale. E questo problema io sono anni che lo verificavo, richiesta delle aziende di un certo tipo di professionalità e di assoluta, non assoluta, ma carenza, forte carenza nel mercato del lavoro del tipo di professionalità che le aziende, che le aziende richiedevano e in compenso un'eccedenza di professionalità che, ahimè, purtroppo, di cui purtroppo però le aziende no, no, non avevano bisogno. Ingegnere Pensi, rivolgo a lei la, la stessa domanda a questo punto. Qual è, secondo lei, l'impatto di queste nuove tecnologie, in particolare dell'intelligenza artificiale, sugli assetti, sugli assetti organizzativi delle imprese? Allora, grazie, buongiorno anche da parte mia. Eh, proporrò una prospettiva più interna all'azienda, certo. visto che ho un percorso interamente eh, aziendale, e la farò per esempi. Racconterò due esperienze che ho avuto. La... Sì, negli ultimi dieci anni in cui ho veramente assistito a questa trasformazione eh, prima in Pierelli, che è un'azienda manufatturiera automotive che lotta per margini dell'1-2% e quindi cerca di ottimizzare cerca di ottimizzare tutto. E, e quando sono, dieci anni fa per fare un'attività di miglioramento si raccoglievano delle informazioni, dopodiché si analizzavano e, e si facevano delle azioni di miglioramento in modo analogico mandando delle persone a guardare a fare delle osservazioni stando di fronte magari alle macchine o di fronte ai processi per delle ore e, e questo mondo è completamente cambiato sono arrivati degli algoritmi che sono in grado di riconoscere gli oggetti che si muovono nel posto di lavoro e algoritmi che riconoscono la postura degli operatori che lavorano a una macchina e alla fine del ciclo riescono a dire se l'operazione è stata fatta in modo corretto oppure no che riconoscono gli oggetti alla fine della produzione e riescono a dire se ha un difetto oppure no e, e tutti questi algoritmi generano una, una quantità di dati che da un lato fanno emergere le possibilità di miglioramento ex-ante e dall'altra Danno la possibilità, appunto analizzando questi dati, di trovare correlazioni tra fenomeni, trovare le cause e radici delle inefficienze e andare a lavorare appunto, su sulle ragioni che, che generano i problemi e ottenere un miglioramento più duraturo. Okay? Anziché eh, diciamo, sistemare i sintomi, si sistemano veramente la, la, la causa. E questo ha generato un grandissimo cambiamento. Mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino. Va no, meglio ma così? Perché... Più forte? Può venire più in qua così è più ah, comodo. No, no. Così vi portavo anche. Dai. Bene. E ovviamente è stata una trasformazione che ha richiesto un aggiornamento di tante persone che lavoravano in azienda perché appunto le professionalità non erano pronte e quindi... Ehm, è stato gener generato un programma di formazione e di addestramento veramente importante e oltre che cercare dei nuovi talenti giovani si è puntato anche sulle risorse interne che magari avevano una competenza sul processo, sul prodotto e a cui magari mancavano delle skill digitali che però è possibile assolutamente acquisire. Oggi ci sono tantissime risorse. Questo lato internamente. E ovviamente ci sono altri processi che ho visto lavori interi scomparire, come quelli di data entry, registrazione fatture, registrazione ordini che sono stati completamente automatizzati. E quindi il funzionamento di un'azienda ha veramente cambiato. Ci sono alcuni dipartimenti che si svuotano perché facevano, avevano dei lavori ripetitivi che sono stati automatizzati e invece dei dipartimenti che sono esplosi perché ci sono nate delle possibilità di fare delle, delle cose che prima non era possibile fare, con nuove skills, con una cultura che valorizza i dati, quindi la possibilità di analizzare i dati, vedere quali sono i meccanismi che possono generare questi dati, come interpretarli, eccetera. Scusi se la interrompo, ma per, per puntualizzare, queste nuove skills si trovano sul mercato? Mi riallaccio al discorso che facevamo prima con, con il dottor Mila, Cioè si trovano poi queste professionalità sul mercato, oppure, oppure e questo apre un altro tema: è l'azienda che deve farsi carico di formare queste nuove, queste nuove professionalità? Allora, le skill si, si trovano, e è da dieci anni che assumo giovani laureati. E ci sono dei ragazzi che hanno delle capacità straordinarie, che sanno utilizzare questi strumenti, parlano un linguaggio diverso da quello che parlavo quando mi sono laureato un po' di tempo fa. Certo. E tuttavia sono risorse scarse perché questi talenti veng si vengono strattonati. Vengono rubate fra un'azienda e l'altra. Ormai non si compete più sul territorio, ma si compete su aziende di Londra o statunitensi che vengono e e attraggono le nostre risorse. Quindi da un lato si può lavorare su talenti, su questi giovani che possono entrare, ma dall'altro dobbiamo accompagnare le persone de, dell'azienda a accettare questo nuovo modo, a fare un upgrade delle loro skill e eh, l'azienda è piena di persone intelligenti che possono imparare a qualsiasi età. Quindi sono molto positivo perché ho visto veramente persone cambiare e appassionarsi a nuovi temi, studiare e diventare capaci di fare cose più inimmaginabili. Sì, io so che voi avete un dipartimento di ricerca e sviluppo negli Stati Uniti, quindi non è un segreto aziendale, insomma, quindi ecco, ecco si può dire. Come mai avete deciso di eh, mettere nella Silicon Valley un dipartimento di ricerca e sviluppo? È un problema di... No, adesso ce lo dirà lei, insomma, ma quello che mi viene in mente è facilità di trovare delle risorse e quindi degli skills mm -hmm. in loco piuttosto che sfruttare un ambiente culturale mm -hmm. che evidentemente nella Silicon Valley è probabilmente diverso da quello di Carbonera o di, o di Villorba senza naturalmente offendere Carbonella Villalba Allora, eh, quello a cui lei fare riferimento è la Nais NICE, che è un'azienda che, che lavora nel, nel campo della domotica o della casa intelligente che eh, anche, anche lei ha fatto un percorso di cambiamento forte certo. che è passata da vendere delle automazioni comandabili con un telecomando ha un sistema integrato di soluzioni che interagiscono tra di loro. E quello su cui si lavora è una casa che, fa, che ha fatto quel percorso che ha fatto l'automobile, che è passata da un oggetto meccanico eh, passivo guidato da, dall'umano a un oggetto completamente, a un device in cui la parte distintiva è l'entertainment e, e non più il motore che fa rumore o va forte. E lo stesso eh, succede per la casa, che sta, si sta trasformando da un oggetto passivo eh, che custode del comfort e della sicurezza, a un oggetto invece che è attivo ha un comportamento che mantiene, si occupa del comfort e della sicurezza di chi ci abita in modo attivo, che si adatta al comportamento di chi ci abita. E chi ha qualche dispositivo di smart home a casa... E oggi soffro un po' per il fatto che ci sono tanti dispositivi indipendenti che si muovono con tante app, però si va verso un sistema integrato di oggetti che reagiscono tra di loro. E come capita che ha il telefonino che ogni mattina esce dal lavoro, e il telefonino dice: Vai al lavoro. E vuoi che ti metto Google Maps? Guarda che c'è un incidente, perché ha visto che ogni giorno esco di casa alle 8 e vado in un certo posto. Lo stesso la casa, la casa. Potrebbe osservarti, vivere e dopo un po' continuare a accenderti le luci, tirare giù le tapparelle, mettere l'allarme, far partire l'irrigazione in funzione di chi c'è, delle condizioni atmosferiche esterne, delle condizioni interne. Ora, per po poter realizzare questo comportamento serve quello che chiamiamo intelligenza artificiale o machine learning, perché è proprio un tema di pattern recognition. Io guardo costruisco un partner di comportamento e poi suggerisco il comportamento successivo. È come se io proponessi uno scenario e in modo automatico senza che l'utente debba crearsi lo scenario da solo, dico quando io faccio questo pulsante ti piace tutte le tapparelle. Quindi sono competenze che alla NICE servono per poter produrre dei, dei prodotti che realizzino questo, diciamo, questo ecosistema di soluzioni intelligenti per la casa. Poi ci sono anche, questo che ho detto, ho parlato di machine learning, partner recognition, questi che fanno la Silicon Valley fanno anche del computer vision, cioè il riconoscimento delle immagini, il riconoscimento di, di video, e anche questo è funzionale ad esempio alle telecamere di sorveglianza, con le quali è possibile riconoscere se c'è il gatto oppure se c'è qualcuno che entra nella casa o nella proprietà oppure se ci sono gli abitanti quanti sono, chi sono eccetera e, e quindi è questo è un po' più legato al deep learning più che al machine learning diciamo quindi sono diverse sfaccettature dell'intelligenza artificiale che però al giorno d'oggi in un'azienda di elettronica sono embedded dentro i prodotti dentro le soluzioni per questo la NICE ha bisogno di un ente che si occupa di queste cose, e il fatto che sia in Silicon Valley, tra l'altro con degli ingegneri anche indiani, russi, un po' delocalizzati, perché non lavorano tutti, tutti assieme, è incidentale per il fatto che è, stato, è frutto di un'acquisizione. Eh, però, se non ci fosse stata, avremmo dovuto inventarla e magari non avremmo per forza dovuto inventarla. E, tutti quanti posti a Uderzo, magari avremmo potuto fare una, una sede a Londra con ingegneri delocalizzati che però possono lavorare in un ambiente collaborativo e, e generare e diciamo, sviluppare queste, queste attività ognuno a casa sua. Lavorando in remoto quindi? Assolutamente, ecco. certo. Eh, proviamo, eh, dottor Mila, proviamo un po' a tornare dalla Silicon Valley in Veneto. Eh, perché Nice è sicuramente un esempio di azienda leader e di un'azienda avanzata, anche perché la tipologia di prodotto che Nice produce è sicuramente una tipologia di prodotto che utilizza l'elettronica, che utilizza una serie di questi, di questi strumenti che l'intelligenza artificiale oggi mette a disposizione. È chiaro che il tessuto industriale veneto però è fatto di aziende certamente avanzate come può essere Nice, ma è fatto anche di altre aziende che non usano queste tecnologie. Ecco, secondo lei dal suo osservatorio, che è certamente un osservatorio privilegiato da questo punto di vista? Mediamente il Veneto, il tessuto industriale Veneto, è pronto? È attrezzato per affrontare le sfide che l'intelligenza artificiale ci pone? No, sì e qual è la situazione? Chiaro, no, La fotografia è chiara, Nice e non solo Nice per la verità rappresentano punte di diamante del nostro sistema industriale molto ben internazionalizzate, però come giustamente eh, diceva lei, ma non tanto il nord-est, perché poi si parla del nord-est, eh, ma direi tutto il sistema eh, industriale italiano è prevalentemente carizza, caratterizzato da una dimensione di piccola e media impresa, credo che è il 90% sia. Eh, al di sotto dei 50, dei 50 dipendenti. Quindi un'impresa eh, un eh, molto frammentata dal punto di vista dimensionale, direi anche molto frammentata dal punto di vista, il che è un vantaggio per la verità, dal punto di vista delle attività, dico banalmente nel nostro territorio, nel territorio Treviso, Bado, cioè nel, nel Veneto, noi solo qui come, come territorio trevisano abbiamo una ventina di diverse merceologie significative. Esatto, esatto. Il che vuol dire che ci sono anche dei distretti omogenei che sono una, una, una risorsa importante, ma che hanno anche un, un, il limite che nel momento in cui vanno in crisi è chiaro che ci sono economie, per esempio quella del, dell'automotive nel Piemonte, piuttosto che quella del, so, della, della carta, delle marche, piuttosto che altre, dove effettivamente se va in crisi un distretto importante va in crisi tutto il territorio. Ecco, certo. la nostra diversificazione ha sempre consentito in qualche modo di, eh, di reggere gli impatti e delle crisi e anche le sfide delle trasformazioni. Allora, io non so se a questa ennesima sfida eh, le nostre imprese saranno in grado di rispondere positivamente. Come dice eh, il poeta, lo scopriremo solo vivendo. Però <ride> certo. possiamo azzardare un'opinione sulla base di quello che è stato. E quello che è stato ci dice che la tanto diciamo vituperata in Piccola impresa eh, veneta che a seconda dei momenti non ha l'adeguata cultura finanziaria per affrontare gli scossoni finanziari, non ha la cultura dell'internazionalizzazione perché in un mondo che è globalizzato dovrebbe essere più capace di internazionalizzarsi, non ha cultura, eh, diciamo, della ricerca e innovazione perché i dati dicono che, voglio fare un bel esempio, un aneddoto fresco di ieri sera. Che esprime il perché di, di, questa, di, di queste critiche, magari che non sempre fondate, però sta di fatto che questa piccola e media impresa, che di volta in volta ha tutte le carenze di questo mondo, però voglio dire, da, dal dopoguerra ad oggi, con un fenomeno assolutamente strano, per certi versi anche incomprensibile, è sempre stata una delle economie più competitive. Sono venuti a studiarla un po', da, eh, certo. da, un po dappertutto, e tra l'altro io ricordo così: aneddoti divertenti, se volete, una uno degli economisti più importanti eh, del Giappone, docente universitario un di un'importante università di Tokyo, era il fenomeno appunto del, del Nord-Est, di questa miriade di piccole e medie imprese che, tra l'altro, avevano la capacità di muoversi e, e, e adeguarsi ai cambiamenti esattamente assolutamente particolari. Ricordo che ho usato un'immagine per, eh, per, per rappresentare questa capacità, un po' quegli gli stormi che vediamo di uccelli durante i cambiamenti di, di stagione assumono forme dinamiche, eccetera, in una logica di ricerca che hanno provato anche a decifrare da un punto di vista di modelli matematici, ma non credo che ci siano riusciti, in realtà obbediscono a una logica. Quale sia questa logica magari non è dato a decifrare, però di fatto seguono una logica. Il nostro sistema, in in qualche maniera, riproduce nelle situazioni difficili sempre riuscito a, a orientarsi e ad adeguarsi. E direi che anche oggi, per quelli che sono i numeri, che esprime la nostra economia pur con le ultime difficoltà pesantissime legate dai temi dell'energia, delle materie prime che oggettivamente sono, uh, sono preoccupanti, io credo di poter dire che sono in grado di farcela. Perché anche, vorrei dire, grazie alla valorizzazione dell'intelligenza artificiale, ma mi permetto di dirlo con una battuta, a dispetto anche dell'intelligenza uh, artificiale. Cosa intendo dire? Eh... L'intelligenza artificiale è in grado di, di, di svolgere una serie di, di funzioni sostitutive di quella che è la funzione, ma ce ne sono alcune, ecco l'intelligenza artificiale non ha, non, ha, non ha sentimenti, ma non parlo solo di sentimenti di affezione, parlo anche della paura, parlo di, di dinamiche che possono generare evidentemente fatti di rilevanza eh, economica. Eh, così come può sicuramente indurre la combinazione dei dati, il dialogo di queste informazioni, processi di ricerca e innovazione, ma ci sono alcune dinamiche che sono eh, figlie di un, di un qualcosa, di un software non, eh, non brevettato, non, non formalizzato, ma che appartiene a quello che viene chiamato anche il genius loce. Allora guardate l'episodio, anche questo divertente, di ieri sera ero a cena con una, nostra, una coppia di imprenditori nostri nel settore alimentare e producono diciamo, fanno ricette di prodotti che poi vendono in giro per, per il mondo con una qualità particolare mi raccontavano un episodio di un, di un importante cliente americano che gli manda la, la, la foto di un piatto che sta mangiando in un posto che non riescono a capire qual è e, e, e gli dicono: Ma voi sareste in grado di farci eh, qualcosa del genere, formulare una ricetta che è in grado? Perché dice secondo me il nostro tipo di clientela sarebbe un prodotto che, che gradisce bene. Cos'è, cosa non è? Prova morale della favola: capiscono attraverso un po qualche forma strana che eh, stanno mangiando da qualche indizio in un ristorante a Salonico. Il giorno dopo sono partiti in aereo, sono andati al ristorante a Salonico, quel ristorante lì, hanno capito qual era il tipo di ricetta, indagando, un po' curiosando, chiedendo eccetera, mm. e hanno prodotto diciamo, mm. quello che il cliente voleva. Allora, io non so quanto l'intelligenza artificiale eh, c'entri eh, in questo, ma è sicuramente una nicchia abbondante di, eh, di lavoro che il nostro sistema industriale... È in grado di cogliere. Quando io dico che eh, leggo per esempio i rapporti che fa la Banca d'Italia no? e anche qui, a proposito di inadeguatezza del nostro sistema industriale, dice che il nostro sistema industriale è troppo caratterizzato da imprenditoria familiare, da un lato, poco orientato alla ricerca e sviluppo, perché analizza i bilanci analizza i bilanci. E dice c'è poco sulla posta ricerca e sviluppo. C'è poco rispetto a quello che le multinazionali, per esempio, imputano o imprese più strutturate come la NAI NICE, si imputano. Ma quello di cui parlavo prima non andrà mai quella spesa, quell'investimento, diciamo di due giorni a, a Salonico, non risulterà mai ricerca e, e sviluppo. Così come basta andare ad una qualunque fiera delle nostre, quando uno dice ma che cosa vuol dire ricerca e innovazione dove la trovo nei bilanci, no tu vai a fare un giro in una fiera qualunque che sia del cibo, che sia del tessile, che sia della moda e tu riesci a capire il tasso, la capacità di innovazione, di intercettare diciamo quelli che sono le tendenze i flussi a livello globale che il nostro sistema imprenditoriale ma parlo di sistema imprenditoriale non riferendomi naturalmente soltanto all'imprenditore ma anche a chi ci lavora dentro, perché c'è una risorsa ecco, insostituibile che è data da chi lavora dentro. Anche qui diciamo, alcuni episodi che servono a, a, a semplificare, a rendere chiaro questo concetto. Anni fa noi abbiamo avuto diciamo, delle agenzie di marketing territoriale di, 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 delle regioni diciamo, a nord delle Alpi, dalla Slovenia alla Carinzia, al Canton Ticino, eh, alla Francia, che hanno cominciato a venire qua sapendo che l'Italia è caratterizzata, il nord in particolare è caratterizzato da una forte propensione all'imprenditoria, hanno cominciato a venire a fare marketing territoriale, Dice, venite da noi con tutte le agevolazioni di questo mondo, contributi a fondo perduto, terreni che costano poco, burocrazia semplice, costi dell'energia eh, comodi, fiscalità di favore e qualcuno è andato, qualcuno è andato perché evidentemente questo rappresenta un vantaggio competitivo non banale per un'impresa nel giudizio sul dove collocarsi dopo qualche anno questo vantaggio eh, si è consumato, questo vantaggio competitivo si è consumato, si è esaurito per che cosa? per due fattori il primo per la qualità della manodopera. oggettivamente diciamo anche qui e torniamo a, a quello che diciamo, possiamo parlare male finché vogliamo della nostra scuola, però in realtà la qualità diciamo la professionalità dei nostri lavoratori è difficilmente rinvenibile altrove. E l'altro elemento fondamentale che diciamo, ha, ha sorpreso anche noi è stato il fatto che uno dei fattori di maggiore competizione è dato dal fitto reticolo di piccole e medie imprese del territorio. Cioè succede un imprevisto di coincarinze piuttosto che un'azienda è nel deserto. Nel deserto, incapace di avere attraverso il sistema diciamo, industriale del territorio quella capacità di assistenza, di ottimizzazione dei costi, di velocità, che è dato da un sistema complessivo radicato nel, nel territorio. Ecco, quel vantaggio competitivo iniziale dato dalle agevolazioni che ci sono, ci sono tutte che magari dovremmo anche noi evidentemente adottare, però è un qualcosa che nel tempo si esaurisce rispetto a quello che è il vantaggio competitivo di quel fitto reticolo, network di piccole e medie imprese che ancora oggi. Eh, rappresentano eh, questa roba e lo dicevo scusami, poi parlando insomma, quel professore eh, giapponese diceva no, eh, era venuto qui per capire questo fenomeno com'è come funziona diceva ma chi è che ha inventato questa, questa roba qui eh, chi inventato? Eh, ha inventato nessuno l'ha inventata è nata così nel dopoguerra voglia di crescere un po di fame voglia di emancipazione sociale culturale no, vabbè, ma chi è che l'ha progettato eh, non l'ha progettato nessuno. nessuno ma questa roba qui era totalmente incomprensibile per lo schema mentale di chi era venuto a studiare e pensava che magari ci fossero delle dinamiche pianificate da pianificare, che fosse il risultato di un'analisi, di uno studio e poi di un progetto. In realtà non è così. Allora, tutti questi elementi mi fanno ritenere che anche qui, con tutti i limiti che possono avere le nostre imprese di destrutturazione, di tipo dimensionale, di cultura complessiva, però diciamo credo che così come hanno retto bene alle sfide che ci sono state in questi anni, non sono state banali non sono state banali, dovrebbero essere in grado di affrontare con, con impegno ma anche con serenità questa nuova sfida. Io eh, devo prender, prendo atto di questa orazione in difesa del sistema industriale, il sistema industriale Veneto. Io ho lavorato in aziende venete più o meno per tutta la mia vita professionale. E, riconosco al sistema industriale Veneto sicuramente una serie di di plus indubbiamente creatività, grande tenacia e tante altre cose, il fatto che in Veneto si sia creato effettivamente un reticolo di piccole e medie aziende di grande valore. Non riesco ad essere però così ottimista, ottimista nei confronti di, questa, di, questa, eh, di questo tessuto industriale che secondo me ha avuto i suoi momenti migliori negli anni 80, 90, i primi anni 2000, oggi secondo me la situazione è un po' diversa. Il che non vuol dire naturalmente che andiamo incontro ad un periodo di crisi per l'industria veneta, ci mancherebbe altro, non è questa la Dico soltanto che i ritmi di crescita che ci sono stati in quegli anni, forse in futuro, non lo so, ma li vedo, lo vedo, lo vedo un po' difficile, Lo vedo un po' difficile, però, cioè, qui se questi sono. Oh, ovviamente, poi magari. Ne, no, 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 ne, ne, ne possiamo, possiamo continuare a parlarne. Volevo sentire un po' okay. il suo parere dall'osservatorio di un'azienda avanzata, di un'azienda eh, organizzata, modernamente organizzata, come si dice, eh, qual è la visione del vostra del tessuto industriale veneto? Naturalmente senza fare riferimenti a concorrenza sì, sì. o altro, ma, eh, Allora, innanzitutto io sono milanese e non sono <ride> tanto esperto del, del territorio. Sì, però vi, lavora occup, in un'azienda, esatto, occupandomi di innovazione in un'azienda così diciamo grande, e entro continuamente in contatto con piccole aziende, start-up che si propongono, e cercano di fare delle collaborazioni e tendenzialmente vengono da grandi incubatori tipo Israele, Nord Europa, Copenaghen e Stati Uniti, ma anche aziende locali. Noi abbiamo una collaborazione forte con un'azienda informatica di Padova che è appena nata. e e anche aziende sul territorio rappresentano delle eccellenze con cui ci, ci relazioniamo. Diciamo che il mondo diciamo, dell'artificial intelligence è un mondo delocalizzato che non dipende da, veramente da dove si è e non ha barriere all'ingresso, non richiedono investimenti, e non richiede spazio, non richiede macchinari, quindi eh, è una, un playground. Per anche piccole persone che però hanno una competenza, si inventano un lavoro e iniziano. Quello che è importante è dare la possibilità a queste piccole aziende che nascono di partire e quindi avere una specie di incubatore che garantisce il flusso di cassa iniziale per poter sopravvivere alla ricerca del mercato e avere il supporto legale all'inizio, il supporto al marketing, quindi. Creare delle condizioni per cui possano nascere queste, queste start up diciamo, e, e poi avere l'accesso a un mercato europeo, che è una cosa importante, perché una start up americana ha accesso a un mercato gigantesco dal giorno zero, una start up cinese ha a disposizione capitale dal giorno zero. In Italia, se noi guardiamo al, nostro, al territorio non possiamo pensare che il nostro mercato sia la nostra regione. Dobbiamo pensare che il nostro mercato sia il mondo e quindi partire già con un approccio globale. Dopodiché, il nostro fondatore ha iniziato il suo business in un garage, e, e quindi tutto è possibile. Bene, certo, il caso, il caso, il caso NICE è certamente un caso eh, da, questo, da questo punto di vista di azienda che è partita. Un po' come alcune aziende, alcune grandi, alcuni giganti americani sono partiti mm. perché. I giovani fondatori in, in garage costruivano i primi computer, è un po' il caso di, di Boaro di Nice, è un caso analogo. Però non sono molti i casi, i casi di questo tipo, che raggiungono queste dimensioni, eh, dicevo, naturalmente. Eh, volevo aggiungere qualcosa in merito al discorso del, del territorio? O, o... No, diciamo che ehm, quello che la considerazione da fare. Ehm, è legata effettivamente alla eh, necessità di valorizzare questo grande eh, patrimonio che abbiamo eh, alle spalle. Perché adesso si parlava di incubatori. Allora ehm, anche qui nel nostro territorio ci sono una serie di incubatori, alcuni pubblici, alcuni privati, alcuni diciamo, piccoli, alcuni anche piuttosto strutturati, che sono così stati senza far nomi, ma sono, sono diventati come delle best practice. Eh, diciamo eh, a livello generale, però ecco, la sensazione che eh, ecco anche qui dando un'occhiata indietro, ma più che altro per capire come interpretare il davanti, le grandi eh, diciamo i, i più grandi incubatori da noi sono state le imprese, soprattutto le più importanti, perché da quelle imprese sono nati come degli spin-off di eh, tecnici, di, diciamo, di professionisti che conoscendo bene i prodotti, i processi, eccetera, hanno costruito sulla base dell'esperienza industriale delle ulteriori diciamo, o fasi di produzione che però poi sono diventati processi di specializzazione de, de, del prodotto e del processo che hanno eh, restituito efficienza a monte a diciamo, una sorta di capocommessa. Quindi più che la riproduzione di capacità eh, innovativa in vitro, la chiamerei io, cioè quella della, del, della, della, o dell'incubatore o, o dell'acceleratore, perché adesso va un po' più di moda a parlare di acceleratore che non di incubatore. Ecco, io credo che per carità abbiano una sua funzione e, e non è detto di no. Ma l'esperienza fin qui... Eh, non dà l'idea che siano state prodotte perle da questi eh, contenitori, qualcosa di buono certamente è uscito, ma la sensazione è anche qui che sia dall'esperienza dall dell'azienda che può nascere la capacità, l'intuizione, tant'è che oggi, tornando anche qui eh, alle, alle competenze e, e agli skill, quello di cui hanno bisogno eh, le aziende, quello che, ch che chiedono, sono eh, eh, a parte, se vogliamo, una base complessiva diciamo che purtroppo non si trova oggi neanche, neanche quella di, la chiamiamo così in maniera nobile comunque mano d'opera eh, ma diciamo che, che magari non ha bisogno di particolari eh, specializzazioni e che però non si trova comunque questo semmai è un altro problema che poi se volete tocchiamo anche un attimo che è il tema demografico perché eh, eh, hai voglia a parlare no, c è, c è di che, ma quello è a monte, a monte. diciamo di qualsiasi eh, di qualsiasi processo, ma hanno bisogno al contempo di competenze molto verticali, molto verticali, iperspecializzate e al contempo di competenze molto orizzontali, cioè molto eh, trasversali rispetto ai saperi, che abbiano conoscenze eh, politecniche dove combini eh, la, 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 la conoscenza tecnica del prodotto a, a, a formazione eh, umanistica, a capacità di interpretare. Eh, eh, i trend, i cambiamenti capacità di lettura, voglio dire, del, della società per quelli che sono i bisogni prossimi venturi e che magari nessuna formazione iperspecializzata eh, di carattere tecnologico è in grado di dare quindi le imprese hanno bisogno di questo tipo di, eh, di intrecci e direi che fin qua sembra che questa capacità di, di, di risposta, di combinare il verticale con l'orizzontale ci sia, però è chiaro che è una sfida importante e non è detto che, che che abbia, eh, che abbia successo anche perché, appunto, ripeto, c'è un problema eh, a monte piuttosto pesante che, che si sta manifestando in tutta la sua rilevanza, che è quello del, del, trend, del trend demografico. Su questo magari se ne potrà parlare con un passaggio successivo. Sì, il, tema, su il, tema, il tema demografico è certamente un problema e riguarda, non sottratto non riguarda soltanto il problema del sistema industriale, ma riguarda tanti altri certo. aspetti della nostra società, ovviamente. Volevo solo fare un'aggiunta a quello che lei diceva poco fa. Proprio ieri uno dei relatori, parlando della formazione nelle nostre università, e diceva: Lui è docente universitario a Roma, e diceva l'importanza della formazione umanistica che sta alla base dei nostri tecnici o dei nostri ingegneri, che gli permette di avere quella marcia in più rispetto a tecnici o ingegneri che provengono da sistemi educativi magari nel Nord America o del mondo anglosassone dove spesso manca questo tipo di, di base. Mi pare e, che e Boris so. Johnson eh, abbia proposto recentemente di reintrodurre il latino nelle scuole inglesi, adesso magari sì, saranno buttati lui, sì, lui, lui tra l'altro è un esempio di questi, magari forse non è proprio l'esempio su cui possiamo, qui poi ognuno però <ride> ha la sua <ride> idea politica e quindi magari non è che... Sentite, prima di, di, lasciare, di lasciare spazio al pubblico per fare qualche domanda, magari se ci sarà, volevo porvene una che va un attimo al di là, eh, riguarda sempre l'industria, ma eh, è, un, è un tema un po' più generale. Uno dei timori, uno dei timori che c'è fra ne, la gente, fra tutti noi, nella popolazione, è che l'intelligenza artificiale ad un certo punto, ad un certo punto, Prenda il controllo, prenda il controllo delle decisioni all'interno di sistemi complessi. Cioè, la paura è che di fatto l'intelligenza artificiale, raggiunto un livello di, di sofisticazione superiore a quello attuale, sia in grado di sostituirsi all'uomo e quindi di sostituirsi alla governance umana nella gestione di sistemi complessi, tra cui anche quella delle imprese. Volevo sentire un po' un vostro parere su questo tema che. Potremmo definirlo quasi fantascientifico, ma ormai fantascienza bisogna usare con cautela il termine fantascienza. Prego ma, eh, qui diciamo magari le mie competenze, la mia non è in grado forse di dare la, uh, la risposta che, che lei si attende. Dico che qui per quanto ho avuto modo di, uh, di, di leggere, di capire, anche qui uh, ci sono teorie. Allora, c'è. Da un lato, chi eh, paventa questo tipo di, di rischio, una società totalmente eh, disumanizzata, eh, schiava di eh, un algoritmo. Eh, ricordo: una, eh, forse qualcuno l'avrà visto, un film che è uscito eh, nelle, durante le scorse festività, una commedia. Amara, per la verità, di Fabio De Luigi, il cui titolo magari adesso si va male, però ve lo dico per come com si intitola il film, dove è la storia di un ingegnere dentro ad un'azienda che eh, crea un algoritmo eh, sulla base del quale viene. Licenziato si trova eh, licenziato. L'algoritmo che ha creato lui è l'algoritmo che lo licenzia. Il titolo del film è un po' lungo e dice e noi come stronzi restamo a guardare. Sì, è, infatti <ride> è, lo, è, lo, lo è, citavo anch'io perché è un film bellissimo sull'intelligenza sì, artificiale. Sì, sì, <ride> cioè, sì, cioè. esatto. Allora, da un lato c'è chi paventa questo tipo di, eh, eh, di scenari. Eh, Dall'altro c'è chi rappresenta scenari da, da Eden dove evidentemente si sostituirà complessivamente la fatica dell'uomo fisica e, e, e mentale, ci saranno eh, alcuni grandi eh, soggetti, perché è chiaro che questi fenomeni richiedono anche investimenti importanti, quindi una selezione di pochi grandi soggetti in grado di gestire questo tipo di dinamiche che produrranno utili enormi utili enormi. Rispetto ai quali evidentemente ci sarà un processo di redistribuzione della ricchezza che passerà attraverso la tassazione, una fiscalità evidentemente anche importantissima, ma che genera, e tutti potranno dedicarsi, liberati dalla fatica del, del lavoro, dalla condanna biblica diciamo, a, a guadagnarsi il, il pane col sudore della fronte, a, al bene comune, all'attenzione al territorio, all'istruzione, eccetera. Io, Francamente non so uh, di quali dei due scenari non ho le chiavi, le competenze per poter esprimere un'opinione. Quel che è certo è che oggi si rappresentano entrambi questi due scenari, entrambi hanno uh, una qualche legittimazione. Come spesso succede, ecco, l'equilibrio delle situazioni, la capacità comunque io credo, la capacità critica uh, del, dell'uomo è quella di poter dare risposte anche a situazioni complesse come queste, che credo comunque eh, ecco, non possano prescindere da, da, dall'elemento fondamentale che è quello dell'umanità, ovviamente che ci appartiene, perché comunque sia. Per quanto, adesso magari il professor Franchini mi correggerà, ma ricordo vecchie rimembranze in cui studiando Kant diceva ragion pura e ragion pratica, diceva la ragion pura ti dice che, che la religione non, non, non avrebbe luogo. Però dice la ragion pratica ti dice che tutto sommato, se non la religione, il sentimento religioso è uno degli elementi che l'umanità da sempre espresso e che continuano a caratterizzare, a caratterizzare diciamo, la condizione dell'uomo. Quindi probabilmente in queste situazioni un po' di ragion pura da un lato, ma un po' anche di ragion pratica potrebbe aiutare a trovare l'equilibrio. Certo, in Pessi, la sua... Sì, eh, alla sicuramente citazione... Sicuramente, eh, bravo, tanto, ecco... Davvero, è, era, no, la era, <ride> era importante che fosse una citazione corretta e non fatta soltanto per, per citare... Gian Pessi, la sua visione. Eh. Ma io farei una distinzione tra narrow artificial intelligence e general artificial intelligence. Eh, quello che noi abbiamo oggi sono degli algoritmi veramente specializzati che imparano da tantissimi dati del passato e imparano a fare un'attività specifica molto bene, human level, nel senso come un, uomo, un umano o meglio, ma veramente in modo molto stretto, specifico. Quello che fanno fatica a questi algoritmi sono a generalizzare quello che imparano dai dati passati a situazioni nuove. Tipicamente si fa fatica ad addestare un algoritmo che possa generalizzare. Già, si fa fatica ad addestare un algoritmo che non faccia overfitting sui dati passati, cioè non cada in errori di considerare dei casi particolari la regola. E invece immaginare un general artificial intelligence che possa avere un'intelligenza un simile a quella dell'uomo, ancora molto al di là delle capacità di addestramento almeno di che vengono pubblicate nella, nella comunità scientifica. Dopodiché immaginare un algoritmo che programma un algoritmo che, fa, che diventa sempre più intelligente e a un certo punto superi l'intelligenza dell dell'uomo è un ragionamento che si, induttivo che si può fare ma rispondo al fuoco di Kant con Cartesio, <ride> cioè Cartesio pensava che l'universo fosse fatto di particelle in movimento nello spazio e era appena nata eh, il metodo scientifico, si riusciva a descrivere il moto e quindi immaginava che una, una mente capace di conoscere la posizione delle particelle e del loro moto avrebbe potuto conoscere tutto il passato e tutto il futuro. E quindi sarebbe stata Dio. Okay. Dopodiché si è scoperto che bastano tre corpi e questo non si riesce più a fare perché, poi, c'è talmente tanta dipendenza dalle condizioni iniziali che il sistema diventa imprevedibile anche se le regole del moto sono deterministiche. E noi, qui, secondo me, stiamo facendo un po' lo stesso errore. Cioè, facciamo un ragionamento che dice se ci fosse un, un algoritmo intelligente, chi ne costruisce un altro intelligente? Ne e quindi. Stiamo facendo un costrutto che ha, ha una sua logica ma forse è un po' frutto del, dell'ignoranza di immaginare questa intelligenza artificiale un po' come Dio che tutto sa e tutto può non deve neanche rispondere alle leggi della fisica visto che vive nel mondo digitale. Quindi eh, io la vedo un po' come un timore eh, irrazionale. E, dopo di... Dopodiché che deve com competere con altri timori. No? Di, nella nostra scala di, di Maslow diamo per scontato che non ci sia la guerra, che non ci sia la carestia, non ci siano mal le malattie. Però poi questi e ci, ci sono. Esatto, però ci sono, no? e però ci preoccupiamo magari di un, di un futuro in cui perdiamo il controllo. Sì, io, io eh, sono anch'io da questo punto di vista ottimista nel senso nei confronti del, del genere umano però, però non dimentichiamo una cosa eh, noi quando parliamo di futuro dell'intelligenza artificiale eh, pensiamo a questa intelligenza artificiale che diventa così intelligente da superare l'intelligenza umana però, però noi non consideriamo un aspetto che ad un certo punto possa essere l'uomo stesso L'uomo stesso che delega l'intelligenza artificiale alle decisioni. Perché il problema è che è vero l'intelligenza artificiale difficilmente potrà raggiungere un livello tale, perlomeno in tempi ragionevoli insomma, raggiungere un livello tale da superare l'intelligenza umana. Ma quello che mi preoccupa è che l'uomo alle volte nella sua stupidità possa delegare l'intelligenza artificiale, che comunque sarà arrivata a un certo livello, a prendere un certo tipo di decisioni. Faccio un esempio banalissimo. In alcuni tribunali negli Stati Uniti si sta sperimentando il fatto che la sentenza venga fatta da dal computer, cioè l'algoritmo fa la sentenza. Uno può dire è una cosa assurda, un altro può dire beh, però perché no? Considerando il sistema giudiziario anglosassone che si basa sulla common law, è sicuramente il computer, l'algoritmo, è in grado di memorizzare un numero elevato di sentenze e quindi probabilmente farà una sentenza che magari nella maggior parte dei casi è più corretta di quella che può fare o può emettere un giudice, un giudice umano, diciamo così. Ecco, voglio dire, in questo caso si sta sperimentando una delega all'algoritmo, anche se l'algoritmo è, è quello che è, lo conosciamo, è stato progettato. Se l'uomo dovesse ad un certo punto decidere di delegare altro tipo di decisioni all'algoritmo, questo mi sembrerebbe un grosso problema. Però lo lasciamo qui no. e lo lasciamo, lasciamo alleggiare questa, questa, questa domanda. Se qualcuno nel pubblico, delle persone presenti, ha qualche eh, richiesta di chiarimenti... Ecco, prego. Scusa, scusa, scusa solo un secondo. È acceso, acceso. Ultimamente è stato trattato anche, soprattutto qua in zona, sull'aspetto della sicurezza sul lavoro da eventi tragici. Ci sono delle già delle applicazioni dell'artificial intelligence per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro? Non so. no, non io, è... no, io non lo so, lo so, so e quindi. Vabbè. Allora. Eh... Ho visto qualche applicazione di telecamere di sorveglianza che verificano che le persone abbiano dispositivi di protezione, ad esempio, e quindi non facciano partire eh, gli impianti o so, un allarme eh, sulla base di questa detection. Eh, oppure ehm, la, la creazione di barriere virtuali superate le quali gli impianti si fermano anche se non c'è una vera barriera fisica che si può manomettere o disattivare, eccetera e quindi ci sono delle applicazioni però la sicurezza è un, diciamo, è un ideale di zero incidenti zero infortuni su cui bisogna lavorare tanto al di là di questo eh, ecco Condivido questo perché oggi magari l'applicazione dell'intelligenza artificiale sofistica, in grado di sofisticare ancora di più i presidi, eh, diciamo la sicurezza sul, eh, sul lavoro. Però eh, in realtà l'esperienza fin qua ha dimostrato che è un fatto molto, anche qui, e qui torna la componente dell'umanità, di cultura della, della sicurezza eh, alla fine perché eh, mh, qualsiasi dispositivo in, in qualche modo è in grado di essere mh, bypassato. La maggior parte degli infortuni ancora oggi, quando i dispositivi magari sono fisici, sono elettronici, quindi sono comunque già ad un livello molto avanzato, eh, ma i principali infortuni accadono, a parte quelli forse nel settore delle costruzioni dove lì ci sono altre eh, dinamiche. Perché vi sono comportamenti, diciamo, malgrado tutte le informazioni, le formazioni e i dispositivi, che non sono coerenti con quello che dovrebbe essere fatto. Al di là del fatto che, per esempio, può sembrare banale, ma anche lì, a proposito di cultura, a proposito di cultura eh, credo che più o meno il 25% di quelli che sono classificati infortuni sul lavoro sono infortuni. Eh, eh, si dice in itinere, cioè infortuni che accadono durante il trasferimento da e, e, e per il lavoro. Eh, con anche qui auto che sono sempre più sofisticate dal punto di vista, ma dove evidentemente è comunque il comportamento che determina quel tipo di infortunio. Quindi, Credo che lì molto ci sarà da fare in termini di dispositivi e, e, e di prevenzione, punto, ma ancora molto resterà per fortuna da fare sul piano proprio del, dell'interazione umana rispetto a quegli obiettivi. Assolutamente, cioè, al di là di questo che ho citato, la sicurezza in azienda è un percorso che parte da un comportamento reattivo, cioè a fronte di cose che succedono cerco di prendere delle contromisure per non farle capitare più fino a un atteggiamento invece preventivo e proattivo di cui si, si costruisce una cultura della sicurezza, di interdipendenza tra le persone che sono responsabili della propria sicurezza, della sicurezza dei propri eh, colleghi e, e quindi si parla di behavior-based safety, in cui si diciamo, analizzano non gli infortuni ma i comportamenti a rischio, i comportamenti insicuri. Quindi è sicuramente un fatto molto umano e poco tecnologico la sicurezza perché tutti i macchinari che rispondono alla direttiva macchine devono avere delle sicurezze. E si può ovviamente sofisticare di più, dematerializzare, renderle magari meno bypassabili, però è sicuramente un fattore molto umano. Altre domande? Eh, mi chiedevo eh, il problema dell'intelligenza, di quello che mi ricollego alla paura che, che avete esposto prima, che è venuta fuori come discussione prima, della paura dell'intelligenza artificiale. Eh, penso sia da definire cos'è l'intelligenza rispetto a cosa sia la coscienza. Penso che abbiamo più paura della coscienza artificiale rispetto che dell'intelligenza artificiale, perché stiamo identificando oggi, secondo me, l'intelligenza come una capacità di problem solving e mi ricollego al dottor ehm, Alessandro, Alessandro che, di cui parlava prima, quindi finché rimane una capacità di problem solving elevatissima non, mh, non vedo mh, le, le basi per una paura eh, di sostituzione, mentre la, la vera paura può essere collegata allo sviluppo di una coscienza, quindi è un, è un essere pensante più che un uno strumento, perché finché rimane problem solving è uno strumento altamente specializzato. Prego. Sono eh, perfettamente allineato, nel senso che oggi possiamo testare una macchina, a mostrare un comportamento che sembra intelligente. E non so se esiste un, un test di Turing per valutare se un, una macchina è cosciente, ma non so neanche se c'è per gli esseri umani. Sì, no, leggevo stavo cercando adesso qui mi ero eh, diciamo, scaricato un articolo sul Corriere del 27 dove addirittura o, oltre che questa distinzione che credo sia quella che effettivamente può preoccupare ma non mi ricordo chi l'avesse detto che l'intelligenza artificiale di cui oggi noi parliamo in realtà sarebbe un ossimoro nel senso che eh, se artificiale non è intelligenza eh, e quindi diciamo è un'espressione convenzionale che usiamo per significare la capacità certo. di produrre eh, informazioni, scambi, ma in realtà di intelligenza non, non si tratterebbe perché se artificiale non è, non è intelligenza, Adesso, interpretazione. Ma, ma infatti il termine intelligenza artificiale è nato per designare quelle macchine. Quei computer, quegli algoritmi che tendono, tendono a riprodurre il comportamento del cervello umano. Questa è la, la definizione originale che è stata data negli anni '50 all'intelligenza artificiale. Chiaro che poi, nel tempo, le cose sono cambiate, eh, voglio dire, gli algoritmi sono sofisticati, l'approccio alla macchina è cambiato, anche da parte, parte, parte dell'uomo, evidentemente. Io continuo a ribadire che il mio timore non è tanto che l'intelligenza artificiale, chiamiamola così, diventi tanto intelligente quando, quanto nell'uomo, che l'uomo deleghi, deleghi troppo alla macchina. Questo poi è il mio timore, ecco. Quindi è sull'uomo, non sulla macchina, eventualmente. Ecco, posso aggiungere una Prego. battuta eh, su questo? Guardate che riprende quello che dicevo nel primo intervento a proposito di Necessità anche eh, regolatorie in qualche maniera, ma non tanto per porre limiti a possibili invadenze, quanto per esprimere attraverso la capacità regolatoria dei principi, dei valori, diciamo, anche nei quali si crede. Allora, faccio un esempio: non voglio scendere nel tecnico, ma faccio eh, eh, un esempio per, eh, per capire. Secondo quelle che sono le nostre regole di redazione di un bilancio oggi, eh, se io assumo in un'azienda il Nobel dell'intelligenza artificiale, lo colloco tra i costi del conto economico. Okay? È un costo, una risorsa che va a costo. Se io eh, acquisto un macchinario, magari anche obsoleto, oppure anche un macchinario assolutamente performante, ma che magari nessuno è in grado di utilizzare e di valorizzare in azienda lo metto all'attivo dello stato patrimoniale. Allora, questa che corrisponde alle logiche regolatorie dei nostri, eh sì, nostri bilanci è chiaro sì. che sono espressione di una forma, diciamo, che avrebbe bisogno di essere adeguata. Cioè quando noi parliamo di capitale umano, quando parliamo di capitale umano, evochiamo un qualcosa attraverso il termine capitale che ha il senso di patrimonio di, di, eh, di valore, però in quella classificazione quel capitale, quel patrimonio va alla voce costo, va alla voce costo e hai voglia? Le banche oggi dicono che, che valutano il merito di credito di un'azienda, che fanno il rating, eccetera, dicono che sì, certo, negli algoritmi a proposito sempre quelli che utilizzano per attribuire il merito di credito, certo che tengono conto della qualità della manodopera, della formazione, dei profili, eccetera. Però in realtà. Nella pratica, adesso spero che non ci siano banche qua, ma eh, se ci fossero va bene lo stesso. In realtà, ieri, ieri, in realtà no, è, no. è vero, voglio dire che c'è uno strabismo nel valutare. Si parla di capitale umano, ma in realtà quel capitale non assume un valore patrimoniale nella, nel giudizio di un'azienda. Allora, anche qui. Le dinamiche tra quella che è diciamo, intelligenza artificiale, cioè investimento che ha bisogno e quello che è il valore vero della, della risorsa umana, chiamiamola così, anche qui il quadro regolatorio dovrebbe aiutare a dare diciamo, equilibrio probabilmente tra le due eh, componenti, quella chiamiamola meccanica, anche se è sbagliato uh -huh. certo. definirla così, e quella, quella umana. Bene, direi che a questo punto possiamo chiudere anche questa, questa tornata di questo incontro in cui abbiamo affrontato il tema dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo, mondo dell'impresa, sul, sul mondo del lavoro. E con questo, per la verità, chiudiamo anche questo convegno sull'intelligenza artificiale. E adesso, dopo aver ringraziato naturalmente il dottor Giuseppe Milla. L'ingegnere Alessandro, Alessandro Pezzi, che con grande disponibilità eh, hanno accettato il nostro invito e sono stati qui con noi la domenica pomeriggio, perché è vero che il pubblico ci vuole del coraggio per organizzare <ride> le cose domenica pomeriggio, ci vuole anche uh, del coraggio uh, per uh, venire uh, qui a parlare ad un pubblico di questi temi di domenica pomeriggio. E quindi li ringraziamo anche, li ringraziamo anche per questo. Io darei la parola adesso a Luciano Franchini che come presidente dell'associazione Biblio Treviso è l'associazione che ha organizzato assieme al comune di Villorba e quindi all'assessore della cultura Eleonora Rosso ha organizzato questo, questo convegno, questa seconda edizione del convegno che essendo però la prima in presenza potremmo considerare la prima edizione del convegno e che adesso si chiude. Prego. Intanto grazie, davvero, ringrazio voi due come ultimi relatori, ma attraverso voi ringraziamo tutti quelli che si sono succeduti in questi due eh, giorni. Ehm, più della sufficienza, Giuseppe Mila, più della sufficienza vai a casa sereno, puoi anche dire che sei stato promosso. Eh, in filosofia almeno ecco, non so tutto il resto lo lasciamo la matematica va in meglio no, a ah, peggio peggio <ride> <ho capito. ride> va bene. no davvero grazie eh, come avete capito eh, in, queste, in queste giornate ma anche in questi due anni di progetto il tema dell'intelligenza artificiale è un tema che si scompone in numerosissimi rivoli e in numerosissime riflessioni. Eh, noi abbiamo tentato assieme a Eleonora Rosso, al Comune di Villorba, eh, di eh, dar conto di questa complessità, di dar conto di questa varietà di approcci che eh, dobbiamo eh, avere e anche di dar conto della necessità di avere questi approcci con il tema dell'intelligenza artificiale, perché è ben vero che ci sono anche delle aree in qualche modo che sopravvivono anche senza, o che comunque ci danno l'impressione che non serva o che sia in qualche maniera eh, come dire, marginale. Ma è anche vero che è difficile non pensare che questo sia il futuro. Che legherà tutta la nostra vita, la nostra società, la nostra economia, anche le piccole imprese, eh, Giuseppe Milan. Cioè, credo che anche le piccole imprese dovranno fare i conti seriamente con questa, con questa invadenza, con questa pervasività dell'intelligenza artificiale. Il nostro obiettivo era quello di fare divulgazione, divulgazione scientifica seria, con persone che seriamente vengono qui a parlare e non sono solamente eh, così, delle voci o occasionali o eh, che troveremmo eh, facilmente in Facebook, eh, così, perché lì si trova veramente il, il meglio dell'ignoranza, dell però abbiamo scelto invece persone che di queste cose eh, si occupano, ci pensano, ci lavorano sopra. Eh, L'auspicio mio eh, personale, eh, come presidente di Biblio Treviso, ma so di parlare a nome dei tanti amici che sono qui presenti, è quello che eh, riusciamo a continuare questa strada perché ogni giorno si aggiunge un elemento di innovazione, un elemento di trasformazione, un elemento di necessità di apprendimento, anche necessità di avere più coscienza, più coscienza di quello che sta accadendo. Il nostro è un piccolo contributo anche al tentativo di avere più coscienza, più consapevolezza e senza che le cose ci passino sopra la testa, così, senza che ce ne accorgiamo o che le eh, viviamo con, eh, così, senza, in modo gratuito, senza pensarci tanto. Un grazie a voi, un grazie al Comune di Villorba e che qui è rappresentato dall'Assessore della Cultura eh, Leonora Rosso. Vera, colonna portante di questo progetto eh, che ringrazio sentitamente davvero e alla quale cedo la parola. Grazie Luciano, grazie a tutti. E siamo a questa, alla fine di questi due giorni che sono stati davvero intensi e sono state delle conversazioni dinamiche nel vero senso della parola, perché poi la parola chiave è stata interazione, interazione tra il pubblico, i relatori, tra i relatori stessi. Tra i relatori di diverse sessioni è stato un momento davvero di, di crescita, e usciamo da questa meravigliosa sala con qualcosa di nuovo, Arricchiti. Ed era questo il nostro intento, come l'abbiamo ribadito più volte, come ha detto Luciano: quello di eh, divulgare, di dare gli strumenti, la possibilità di capire il presente, capire i meccanismi di quello che sta succedendo adesso e quello che potrà essere eh, il nostro futuro, dibattendo, manifestando le proprie perplessità, ragionando, usando, usando la testa. e Insomma, è stato è stato molto molto bello. Io ringrazio da parte del sindaco di Villorba, Francesco Soligo, e da parte di tutta l'amministrazione comunale, i relatori di oggi, i relatori di questi due giorni. Ringraziamo anche Fabrica per eh, la meravigliosa mostra che hanno organizzato in seno a questo progetto di intelligenza artificiale, la provincia di Treviso, il Comune di Treviso, che ci ha ospitato ieri a Palazzo di Trecento per l'apertura dei lavori, la Camera di Commercio, insomma tutti i partner che hanno creduto a questo progetto e Mauro Gentile, il nostro detto stampa e come abbiamo sempre detto la mente ecco Mauro Gentile e niente io spero che insomma prego Lorena perché per fare queste cose. Ci do la parola nel frattempo a Luciano Tritoni. No, Trin... no in, in tanti. In tanti chiaropolini di lavoro. Ma non c'è nulla da dire, l'intelligenza artificiale si è manifestata grazie all'intelligenza naturale e speriamo che questo sia un piccolo passo, un piccolo contributo per creare quel percorso di conoscenza che ci serve per crescere giorno per giorno. Grazie.